Adesso, con i turni, una volta acquisiti, con l'elenco del personale. Guardalo, posa la colazione, track dai Oh, capelli. questo Oh, funziona, questo. Sì, questo è per me. Questo è un operatore di supporto, come si chiamano? Operatori socio-assistenziali, sì, giusto? non è un Non è un infermiere. infermiere perché in infermeria c'era fino a un momento fa. La Sicuro, colazione ma è sul rimane comodo. sempre È lì, rimane. rimasta intatta la colazione. intatta. In sala mensa non le hanno ancora date, Non vedi si che sono preoccupa di tutti lì Daniel, guarda bloccati. un po'. Cioè, proprio si vede, guarda, lo fa attratto. L'hai legata alla sedia, ma Guarda, che... No, l'unica cosa è assicurarci anche di quello. eh sì, per vedere tutti gli aspetti, bisogna Se vedere. vengono idratati, alimentati. Ma questo lo possiamo poi verificare solamente dopo, quando riusciremo ad ascoltare qualcuno. Adesso è meglio mantenere il profilo bassissimo. Se rimane lì la Dai, tazza, poi risolviamo tutto vengono e e. Sì, è poi segnato. dopo. Il turno ce l'abbiamo. Va bene. Va bene. Garasce, vieni a vedere, guarda. Ma cosa ti mangi, Ahi. malattiero? Cosa ti mangi? Gli ospiti non possiamo fare altro che identificarli dall'audio. Loro Certo. dobbiamo andare su e con una scusa qualsiasi acquisire i turni di servizio a questo punto. Va bene. Così identifichiamo con precisione, ok? Va bene. Intanto avviso il capo, eh. Operatori e infermieri si chiamano tra di loro per soprannome e per i militari è fondamentale identificarli senza nessun errore per non commettere inesattezze nell'attribuzione dei maltrattamenti verso gli anziani. Lei non si chiama Silvana. Per riuscire ad abbinare ogni aguzzino a un'identità e a un volto, i finanzieri incrociano i turni di lavoro con le foto dei documenti, ma soprattutto con le immagini molto più nitide dei profili su Facebook.
questa troia, guarda. Che Dio ti curmi, ma che Dio ti curmi. Come fanno a sopportare sti colpi? Si sbriciolano. Infatti. Ancora. No. Basta. Ma che figlio. Ma quando ci andiamo a prendere a questo, va? Appena. Qua ragazzi ci scappa il morto, prima o poi. Sì. Appena si può. Andate, Sasà, in camera 2, l'infermiera la sta soffocando. Andate. No, aspetta. No, è andato, dai, però è un episodio limite, questo qua basta, adesso col capo bisogna parlare. La stava ammazzando, Guarda. Parliamone col comandante subito. Ragazzi, ho visto appena adesso le immagini del bagno. Sì, quelle pesantissime, le avete viste? E ne avete viste anche delle altre? No, la situazione sta diventando gravissima ed insostenibile. Dobbiamo assolutamente decidere di intervenire. Salite su e ne parliamo. Va bene, grazie. Allora, senti Gara, ci ho visto le immagini, quelle del bagno, e sì, tra l'altro sono, però, sono pesantissime, e voi mi dicevate che immagini avete visto, quale facevate riferimento? Invece, abbiamo visto in camera 2, se non sbaglio, l'infermiera, la bionda, prendere sì. un cuscino e stare per soffocare l'ospite del letto 2, stavamo partendo. Qualora ci fossero situazioni per le quali pensate che possa esserci un pericolo di vita... Senza stare a valutarlo troppo,
Si prende e si parte, non fa niente che si pregiudica il servizio, si prende e si parte. Ora, io direi che a questo punto gli elementi sono tanti e tali da poter permettere una richiesta di misure cautelari di carcerazione per questi soggetti. Direi di proporli e qualora appunto ci fosse esito positivo, così come credo che ci sia, perché ci siamo già confrontati col magistrato, organizziamo l'intervento e lo facciamo nel più breve tempo possibile. Allora ragazzi, il GIP ci ha concesso 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei 4 operatori socioassistenziali che purtroppo tutti conosciamo, 2 infermieri e il presidente della casa di riposo. Le eseguiamo tutte quante stamattina, tutte quante insieme, congiuntamente, quindi fate attenzione alle reazioni, li seguite dal momento della notifica fino alla traduzione in carcere. Vi comportate con serietà e professionalità come fate sempre, tenendo ben presente che noi non siamo come loro e che per quanto emotivamente siamo tutti provati comunque da questa situazione, siamo lì per assicurarli alla giustizia e non per fare giustizia, che comunque seguirà il suo corso autonomamente. Ragazzi, siamo pronti? Andiamo, forza. Yeah.